Eccoci ragazzi di nuovo, scusate, ho riavviato la diretta streaming facendo una modifica sul microfono, speriamo che vada bene e che si senta. Questi microfoni ci fanno impazzire. Fatemi sapere se sentite qualcosa, altrimenti devo comunque rieccoci. Fatemi sapere se si sente e se si sente bene, perché a livello di volume in ingresso mi sembra tutto positivo, quindi fatemi capire se non parlo da solo come uno scemo praticamente. Ciao Jacques, fammi sapere se si sente. Tutto ok, prova a suonare. Alziamo un po' il basso. Si sente? Voce perfetta, sentiamo il basso. Ora sentiamo il basso. Provo ad alzarlo un po'. Ok, ce l'abbiamo fatta. Meglio, ma distorce ancora. Lo teniamo un po' più basso. Alla grande, poi cercherò di microfonarlo perché fare una diretta è un po' complicato. Devo, se no, utilizzare OBS, un po' più un casino. Volevo fare una cosa un po' più al volo. Ok, cerco di tenerlo basso. Fatemi sapere se a questo volume vi distorce e dovreste comunque sentirlo. Ok, allora vi suggerivo questo studio basato su dei leak di Pino Palladino che ho ripreso praticamente da un album che è Oltre di Claudio Baglioni del 90, uno dei migliori album di Baglioni in assoluto, ma in generale della musica leggera italiana. E nel sesto brano del primo disco c'è una canzone che si chiama Vivi, ok? In questa canzone il giro d'accordo iniziale è basato sul Si, Sol, Mi e Fa diesis, sono Si minore, eccetera, 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 eccetera. E al basso c'è Pino Palladino. Pino Palladino entra facendo un ingresso, diciamo, molto chiaro, vi fa capire subito chi è che comanda, che è proprio questo. E poi va all'accordo. Questa sequenza di armonici, non sono altro, la sapete, non sono altre che note, gli armonici praticamente, e sono andato naturalmente a vedere che mi piaceva tantissimo, poi sul Si minore suona perfettamente. È bellissimo. E sono andato a vedere che tipo di note fossero e quindi se potevo riutilizzarle. Se noi andiamo a vedere la sequenza di note che utilizza, lui fa Re, Fa diesis, Do diesis, La, Si. Quindi sostanzialmente non sta facendo altro che utilizzando un frammento della scala minore di Si. Abbiamo detto Re, Fa diesis, Do diesis, La, Si. Solo che suonato così c'ha un senso. Se invece lo suono è molto meglio, nel senso è molto più piacevole proprio l'effetto dell'armonico. Tra l'altro lui lo utilizza su un fretless, quindi questa cosa è ancora più accentuata e quando entra proprio si sente l'arrivo sul Si col suono che whamma in maniera impressionante. Andatelo ad ascoltare il brano che è molto bello. Quindi una soluzione semplice basata su la scala minore di Si, quante volte l'abbiamo studiata, quante volte ci siamo passati sopra e quante volte ci siamo chiesti ma che cazzo ci faccio io con questa scala. Invece lui, passaggio semplice, entra diretto, chiaro, ti fa capire subito com'è con quattro note. Quindi, come dice giustamente Giacchino, è Pino e non ce n'è per nessuno. Altro passaggio che fa molto interessante, un po' più avanti, circa il minuto 1:41, fa questo passaggio qui. Fa un passaggio che è legato praticamente passaggio è proprio questo. Il fretless naturalmente, quindi risulta molto legato. Se noi, sempre per tornare all'accordo di Si minore, se noi andiamo a vedere le note che vengono utilizzate, Re, Do diesis, quindi terza minore, seconda, La è messa al Si, e quindi ancora torniamo a utilizzare le stesse note che abbiamo utilizzato prima. Poi Sol, sesta minore di Si, Mi, quarta, Fa diesis, quinto grado. Semplice, ma bellissimo, da utilizzare, molto melodica come frase, molto funzionale,
è veramente efficace. Cioè, considerare che il giro appunto questo. Lui parte dal Mi. Parte dal Si, scusate, riprende dal giro, però fa tutte quante. Si, Sol, secondo me è veramente due passaggi assolutamente bellissimi, due modi di utilizzare sia l'armonico che frammenti di scala. Ti rispondo, Paolo, il brano è Vivi di Baglioni, lo trovate sull'album Oltre, sesta traccia. L'intro che vi ho fatto sentire è proprio questo. Rialzo un po', ho passato troppo. Ok? Quindi armonico praticamente Re, Fa diesis, Do diesis, La, Si. Quindi un frammento della scala praticamente di Si minore. Due soluzioni molto semplici, ma assolutamente musicali, efficaci, di gusto, classe, tutto quello che è. Quindi Pino è assolutamente Pino. Provate a farle, provate a implementarle, vedete se vi piace, se potete utilizzarlo, ok? Grazie per questa breve, diciamo, questo breve saluto, breve piccolo, diciamo, studio, e continuo a studiare Pino Palladino, perché Pino è Pino, come diceva giustamente, come dicevano in più persone. A presto, ragazzi. E, dimmi, Pietro, se qualcuno ha qualche domanda al volo, rispondo brevemente, e poi dopo ci cominciamo a salutare per la pausa pranzo, ok? Che ancora presto, però intanto ci salutiamo. E poi ci vediamo lunedì. Lunedì c'è una bella novità in merito a un test che ho fatto sulle corde, assolutamente molto molto interessante. E sai con che strumento l'ha incisa? Certo, assolutamente. Lui utilizza un Music Man Stingray fretless con l'elettronica a due vie, tipo questo, del 79. È il suo basso storico che utilizza da sempre, quindi lo trovate praticamente. Poi negli anni 90 lo trovate dappertutto, con Polyang, con Baglioni, con Mango addirittura. Praticamente dove andate a cercare lui c'è, utilizza proprio quello strumento lì. Il Precision l'ha adottato molti anni dopo, quindi il suono che lo contraddistingue è proprio Music Man Fretless e Octavero C2. Questa combo praticamente è il suono di Pino Palladino, da lì non si scappa. Bene, ragazzi, ci aggiorniamo presto. Grazie di essere intervenuti, grazie per i saluti. Che bomba di suono, assolutamente. Ascoltatevi il brano e poi fatemi sapere. A presto e base your life, come sempre. Statemi bene, buona giornata a tutti. Ciao, ragazzi.